Noi adesso però dobbiamo seguire la nostra Mariela Costantini perché ci aspetta in un luogo molto bello, nella provincia di Brindisi, e stiamo andando con lei a San Pancrazio Salentino. San Pancrazio Salentino is a kleine Stadt der Provinz Brindisi. Es springt in Salento und es ist Teil der Nationalgemeinschaft Weinstädte. Dal centro del paese, dal cuore di San Pancrazio Salentino, provincia di Brindisi, comincia oggi il nostro viaggio. Terre del Salento ci porta alla scoperta di questo piccolo paese e questa è la sua chiesa madre, che insieme al Palazzo Municipale sono i due monumenti che si affacciano proprio nel cuore della cittadina. E da qui ci spostiamo a visitare la chiesa di Sant'Antonio da Padova, di San Pancrazio, decisamente più antica, con una storia molto particolare raccontata attraverso le immagini. Arrivati nella chiesa dedicata a Sant'Antonio, incontriamo Livio Greco, un nostro amico che ci porterà a scoprire cosa, Livio? Un po' la storia del nostro paese. Eccolo l'affresco del Cria, si trova su questa parete e racconta un po' per immagini e anche per date un episodio particolare. Sì, in pratica questo era un po' l'archivio anche storico del paese in quel periodo, siamo nel XVI secolo. Quindi i sanpancraziesi hanno voluto mantenere memoria di questo fatto molto cruento, ricordando questa famosa incursione. I documenti parlano del 1 gennaio del 1547, cosa che attesta anche l'affresco murario. Cinque galeotte si avvicinano all'imbarco di Torre Colimena, sbarcano 100 corsari turchi che vanno per prendere a Vetrana. Però trovano gente che stava eseguendo una mattinata, che in pratica è un po' come una serenata che si faceva nel passaggio dell'anno, perché appunto eravamo al primo dell'anno, e allora, pensando che fossero delle truppe armate, si rivolsero qui a San Pancrazio e pare che fossero guidati da questo Cria, questo traditore di Avetrana. Cria è un po' un soprannome, un po' un'ingiuria, come diremmo oggi. Al primo di gennaio del 1547 fu presa la terra di San Pancrazio dai turchi. Et Locria fece il tradimento. L'affresco è particolare e sicuramente riporta tutti i fatti della vicenda, ma le barbarie che perpetuarono i corsari turchi, delle persone che stanno in lacrime, che stanno piangendo, altre che sono minacciate dai corsari con le spade. E addirittura lì in basso a destra vediamo una persona che viene insomma, spogliata e seviziata. E possiamo vedere addirittura sull'albero che sta sulla sinistra che ci sono le membra appese di un corpo umano, ci sono due gambe e due braccia. La rappresentazione di non si sa quale castello e poi non si sa quale truppe armate che stanno arrivando. Questa è l'unica parete che è rimasta dai tanti rifacimenti che sono stati fatti della struttura. Questa ascensione è un po' particolare, sicuramente unica nel suo genere, non tanto per il tema quanto invece per come è proposta. Lei è il priore di questa chiesa? Io sono il priore di questa chiesa. Che un tempo era come? Il priore della confraternita di Sant'Antonio, sì. Praticamente. E qui, come ci hanno detto, c'era una chiesa. Lì c'era una grotta che è come un ossario. Questa era prima la chiesa sotto, poi hanno fatto adesso la chiamiamo sacrestia, ma era quella la chiesa.
Abbiamo qui il palazzo arcivescovile, sede del parroco. Questo fu costruito attiguamente alla chiesa. La chiesa, ricordiamo che insomma, è attestata intorno all'anno 1000. Questo invece, la prima struttura abitativa del palazzo arcivescovile, pare sia stata costruita nel XIII secolo. Adesso vi portiamo in un forno tipico di San Pancrazio per vedere come si preparano e per assaggiare delle prelibatezze proprio tipiche del luogo, è vero? Sì, ciao Emilio, ciao. Buongiorno. Tutto bene? Sì. Allora, si mangia di tipico a San Pancrazio? Noi, vabbè, tranne il pane di grano che usiamo fare sempre con il nostro forno a legna. E quindi poi niente, oggi abbiamo preparato i classici taralli col pepe, che sono questi qua. Ormai, visto che si avvicina la Pasqua, abbiamo cominciato certo. a fare le cosiddette, noi le chiamiamo puddiche con l'uovo. Sì. Praticamente dentro ci sono l'uovo e niente, sono cose tradizionali di Pasqua. E comunque poi vi faccio vedere il nostro pane. Questo qua è il nostro pane di grano, quello che usiamo fare tutti i giorni, diciamo. Queste qua noi le chiamiamo chinnulide. Come? Chinnulide. Chinnulide? Sì. Praticamente niente, queste qua non usiamo farle. Dentro ci mettiamo la marmellata di melocotone o altrimenti la marmellata d'uva o altrimenti come queste qua che vedete che sono con dentro la Nutella. E queste si mangiano a colazione, sì, no? Accompagnate con il latte o altrimenti semplicemente così tipo merendina. E io assaggio le chinnulide. De. Chinnulide. Oddio, guarda. Ma i biscotti di Emilio sono da assaporare con il mirto che preparo io. Cioè? Tu in casa prepari il mirto? Certo, anche la marmellata di arance. Wow. Il mirto secondo le ricette delle nostre nonne. Mm. Tu mi dirai, ma il mirto... È sardo! No, a parte che il mirto, la pianta del mirto fa parte della macchia mediterranea, certo. Quindi si trova un po' in tutto il sud d'Italia. E lo Zedda Pivas, che è il liquore più conosciuto della Sardegna, è un liquore tipicamente secco. Invece i liquori che facevano le nostre nonne sono tipicamente più dolci. Dolci. Chinnulide e mirto. Oggi da San Pancrazio festeggiamo così la festa delle donne, ok? Salute. Qualche chilometro da San Pancrazio, immerso nelle campagne, c'è questo piccolo santuario, si chiama Sant'Antonio alla Macchia, della Macchia, e prende il nome dalla raffigurazione di Sant'Antonio che si trova in una delle cripte sotterranee molto belle che ci sono proprio qui, sotto il pavimento. Nel santuario di Sant'Antonio, dedicato a Sant'Antonio, incontriamo Don Giuseppe. Direttore, sì. Allora, questo è un santuario certo, particolare sì. che racconta una storia. Sì. Che cosa ci può dire? Ecco, il santuario è stato istituito ufficialmente dal vescovo Rocco Tarucci nel giugno del 2001. Però da molti anni la gente di San Pancrazio veniva qui a ringraziare il santo, a pregare il santo, soprattutto il 13 giugno faceva una festa. Poi questa festa che si è sempre ingrandita, prima era solamente metà giornata, poi man mano adesso facciamo tutto un mese dedicato a Sant'Antonio con varie iniziative religiose, culturali e musicali anche. Troviamo una data, 1867, a devota cura dei coniugi Doria e Petrarca. Il volto di Sant'Antonio, Gesù Bambino, io non ho mai trovato immagini così belle. Questa è la cripta. Questa è la cripta. Di Sant'Antonio. Di Sant'Antonio. E qui c'è un Allora, fresco. Qui c'è i resti di un affresco. Che cosa rappresenta? Difficile dire che cosa ci sia rappresentato. Sì. Qui si vede una mano, lì è
persona con una barba. Il rifugio, quando risale non si sa. Una croce greca, va bene? Questa in pratica è la croce dei templari. Quindi questo, per dove ci troviamo ora, deve essere cosa? Probabile che c'è stata anche una presenza templare. E a San Pancrazio c'è anche una particolarità, è vero Daniela, tu fai la biologa, e è vero che a San Pancrazio ci sono anche le orchidee? Le orchidee sono proprio in questo santuario, infatti ci sono delle zone dove c'è la gariga, cioè delle zone in cui la macchia mediterranea, che un tempo faceva parte proprio della vegetazione locale, sta cercando a poco di riprendere i suoi spazi. Si tratta di garighe a cisto. In questo periodo, all'inizio della primavera, sfioriscono queste orchidee. Sono delle specie protette. Nel momento in cui vengono trovate è meglio lasciarle lì, fare delle foto perché sono bellissime, anche perché se si raccolgono, ingialliscono, diventano brutte, invece le foto rimangono e chi passerà dopo di voi potrà fruirne della loro bellezza. Poi troviamo anche i prodotti tipici di San Pancrazio in questo agriturismo, Torre Vecchia, che ci ha preparato questa tavola imbandita di tutto. Allora, sì, cosa c'è? Troviamo già la pasta fatta in casa, vari tipi di pasta fatta a casa, e poi prodotti tipici locali nei vasetti, quindi la ricotta forte, i cosiddetti lampagioni, vari tipi di formaggi prodotti localmente qui nell'agriturismo. Olive dell'oliveto, uova e poi i prodotti della cucina, prodotti dolciari di cucina con conserve fatte sempre qui. Natura, cibo e anche musica, perché a San Pancrazio c'è un gruppo, sì, tu sei il leader, possiamo dire. No, fondatore? Diciamo un promotore, primo promotore insieme con Daniela Mazza, ormai sono 3 anni con questa formazione, di Malarazza, un po' con questo nome, insomma, è il nostro omaggio particolare a Domenico Modugno, la sua famosa Malarazza del 1976. Ed è San Pancrazio, un saluto a suoni di musica, ascoltate.